Diamo benvenuto a Giuliano D'Acunti, direttore commerciale di Invesco, a quale vogliamo chiedere innanzitutto come sta andando questo 2019 e poi, dato che siamo a Salone del Risparmio, c'è il tema della sostenibilità che è in primo piano, io volevo capire da lei come interpretate questa tematica. Bene, due domande semplicissime. Allora, con la prima rispondiamo in maniera molto chiara. Beh, è evidente a tutti che il 2019 è iniziato in maniera decisamente positiva. Ci siamo lasciati l'ultimo trimestre del 2018 che era stato per alcuni versi drammatico, ma ancora una volta, come spesso si dimostra, se si ha disciplina nell'investimento a voragini si compensano poi risalite importanti di mercato se rimane l'economia sostenibile. Quello che noi pensiamo è che oggi l'economia sia in un percorso di crescita ancora sostenibile. Il Fondo Monetario ha dichiarato una riduzione della crescita a livello globale, ma si tratta sempre di una crescita a livello mondiale che è attestata intorno al 3,5%. Quindi questo ci fa essere positivi sugli asset class più rischiosi. In definizione penso al mercato azionario, con particolare attenzione dal nostro punto di vista ai paesi emergenti, perché sono quelli che hanno la capacità di crescita propulsiva più importante. E sicuramente sulla parte bond ci piacciono le obbligazioni a spread, quindi obbligazioni investment grade, ma soprattutto a yield, con un'attenta selezione da parte dei gestori. Quindi qui sarà importante affidarsi a gestori che fanno questo per definizione. Sul secondo tema, il tema della sostenibilità, è un tema evidentemente caro alla nostra azienda, come è caro sempre di più all'industria. Oggi non si può più pensare di ritenere che questo sia un trend, sia una moda, una modalità marketing. È un trend strutturale e un'azienda come la nostra oramai sta lanciando, mettendo a disposizione soltanto fondi ed ETF che siano ESG compliance, e pensiamo che attendere nei prossimi 12-18 mesi con tutta l'intera offerta di Invesco, sia fondi che ETF, avrà il bollino ESG. Quindi è sicuramente un trend avviato, perché è un cambiamento valoriale che è stato messo in atto e da cui non si può più prescindere.